in cui le due individualità vorranno sicuramente primeggiare, indubbiamente. Non dimentichiamo che c'è anche, non so se Klose parte di titolare. Sembra di sì, Ah, sembra ecco, di sì. Klose quindi sai. è unica punta con Müller dietro. Müller dietro, quindi sicuramente parte all'attacco. Eh sì. Penso di sì, l'atteggiamento dovrebbe essere quello. Io credo che al di là di tutto sarà una bellissima partita. Non solo perché è una finale. Alberto, che andiamo ad ascoltare per questa pausa e poi analizziamo le due conferenze stampa, quella di Babù. Sabella, Sabella, non Sabella, Sabella. Paciorra. Paciorra. Sì, le dicono Paciorra perché qui a Roma, come si dice? Pacioccone. Pacio, è che è una persona pausata, Pausata. tranquilla, Segnati così. questa parola, pausata. Si dice Così. solo a Rosario Centrale. Vabbè, e Pausata. allora? Che è molto tranquilla, molto così. Allora, lenta. Allora, Che andiamo ad ascoltare? ti leggo prima un articolo qui di Pagina 12 dell'Argentina Sì. che dice: oggi presto erano arrivati 25.000 argentini, ma questa sera sono arrivati altri 25.000, così che 50.000 argentini hanno invaso Rio de Janeiro. Già si vive, Mondo Deportivo dice 100.000. no vabbè, però già c'erano 50.000 di ieri, Ah, ecco. poi erano arrivati questa mattina, erano arrivati 25.000, sono arrivati alla sera, sono Sì. arrivati altri 25.000. Dice, i momenti brevi, dice, della finale già, dice, si vivono, dice, con grande festosità nelle strade della città carioca. I tifosi con pochi mezzi economici si sono accampati al Sambódromo Marqués de Sapucaí. E oggi si prevede anche l'arrivo dei più argentini. Bene, 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 bene. Che andiamo ad Così ascoltare? che Copacabana è diventata albiceleste. Balbi e Celeste. Che andiamo ad Albiceleste. ascoltare ora? Ascoltiamo il gruppo Dice. tedesco Rammstein e Kein Lust, vuol dire No, nessuna guarda, voglia. io però voglio sapere una cosa, ma tu trovi sti gruppi tedeschi? Sono gruppi tedeschi. Ma come fai? Cioè, io ho sempre pensato che in Germania ci fosse Marlene Dietrich e basta. Sei Scusa, rimasto un po' indietro. Vabbè, ho capito, ma questi chi sono? Magari hanno fatto un disco. Uno, tanti, Rasta è Tanti, un gruppo molto conosciuto. ma io sono contento che tu trovi questi gruppi un po' vintage, No, Rasta è molto conosciuto e tanti credevano che eh? Ah, erano scusate, anche. ho detto vintage, forse qualcuno che ci sta ascoltando rimane urtato di questa parola. Urtato. Va bene, allora Scusa. continuiamo. Kein Latz, nessuna voglia, Rammstein. Thank you.
era il gruppo Rammstein, Kein Lutz, vuol dire nessuna voglia. Nessuna voglia, nessuna voglia. I tedeschi non hanno nessuna voglia di vincere questa coppa. I pronipoti di Marlene Dietrich. Esattamente. Allora andiamo alla conferenza stampa di Sabella. Sabella, perché sai, per noi Sabella. Romani quello diventerebbe Sabella. Paciorra. Le Sabine. Ho detto bene, assessore. E Sabine è bella, vedi l'assessore. Andiamo con la conferenza di Paciorra. Esattamente. Dice chi non ha, l'ha ascoltato, anche perché noi le rapimmo. Lei Sabine belle. Sì, il ratto delle Sabine. Il ratto delle Sabine. Anche in Argentina si conosce il ratto delle Sabine. No, sempre si conosce. Conosce di più di tutto la leggenda della lupa che... De Romolo e Remo. Che Romolo e Remo. Quello. Va bene, torniamo a Sabella. Allora, caro Sabella, Sabella le idee chiare, in finale ci vuole la partita perfetta. Messi dice, è il giorno della vita. Il CT dell'Albiceleste sfoggia realismo nella vigilia del match per il titolo. Siamo una squadra più equilibrata rispetto al passato per il merito dei giocatori, ma per vincere contro la Germania serve una prova maiuscola. Di Maria, appunto, come abbiamo detto, decido all'ultimo e il mio futuro è un tema irrilevante. Prudenza, realismo, ma anche una grande voglia di issarsi sul tetto del mondo. Alejandro Sabella, commissario tecnico dell'Argentina, sa però quanto sia difficile superare lo scoglio tedesco e non lo nasconde nella conferenza stampa alla vigilia. Stavolta porta con sé il rincalzo Basanta per non far perdere un'altra multa alla sua federazione dalla FIFA. È stata svolta al Maracanà questa conferenza stampa. Sabella dice: la situazione rispetto allo 0-4 della Germania nel 2010 è diversa. Ora siamo una squadra più prudente che cerca la vittoria attraverso strade differenti. Ma certo, domani per vincere ci vuole una partita perfetta, sottolinea l'allenatore dell'Albiceleste. Dobbiamo giocare una grande partita, servirà una grande concentrazione, perché la Germania è una squadra che ha tutto il livello di carattere fisico e tecnico, e la maggiore soddisfazione nella mia carriera è quella di rappresentare il mio paese una finale mondiale, ne sono davvero fiero. Tatticamente il CT dell'Argentina ha le idee chiarissime su cosa devono fare domani in campo Messi e compagni. Contro la Germania bisognerà occupare fuori una grande prestazione. Loro hanno un sistema di gioco molto elaborato e noi dovremmo impedire lo sviluppo e poi ripartire. Lowe ha detto che la nostra difesa è molto più solida rispetto al passato. In effetti ora occupiamo più di più i spazi laterali e questo ci dà un maggiore equilibrio rispetto a quando giocavamo con tre centrali. Il tecnico sudamericano riconosce che la giornata più importante della mia vita professionale, anche se in Brasile ho già vinto in casa del Cruzeiro una Coppa Libertadores con le Studiantes, ma questa è una partita, caro Alberto, questa qui è una partita che ci siamo persi il filo, Alberto, ecco, questa è una partita molto particolare. Ad esserci arrivato mi ha dato una grande soddisfazione, anche se i principali merito dei giocatori. Ora manca l'ultimo passo. Cosa significherebbe un'eventuale vittoria mondiale per il calcio argentino? Risponde Sabella: sarebbe un motivo di gioia enorme per tutti, per la gente e per i giocatori e per il club, perché un mondiale è il massimo. Sarebbe una cosa che avrebbe molti riflessi positivi per tutto il paese, in particolare per tutti i giovani. C'è bisogno di motivare i giocatori per un match del genere? Non credo, perché prima di una finale mondiale le motivazioni dei calciatori le troviamo da soli. Sì, io posso solo lavorare un po' sotto l'aspetto dello spirito di appartenenza. Così chiudiamo con le dichiarazioni del tecnico. E qui Clarin dice che Sabella dice: daremo tutto perché l'Argentina torni a essere campione del mondo. E poi sotto c'è una domanda che dice: una macchina nuova o un biglietto per la finale? Costano uguale. Esattamente. Messi invece dice: domani giocheremo la partita più importante della nostra vita con questa maglia. Lo scrive Lionel Messi su Facebook. Sì, su Facebook, sì, ce l'ho qui. Sì. Vai, allora dilla, vai, dilla ormai. No, se ce l'hai te lo leggi. No, vai. Allora. La capitale. Non c'era una capitale, no. In un altro giornale. Nel paese. Messi. Alejandro Sabella. La Nación. No, leggilo te. Ok, allora.
lui dice su Facebook: i miei sogni e le mie speranze si stanno compiendo grazie al lavoro e al sacrificio di un'intera squadra che ha dato tutto sin dal primo giorno e che ha creduto che si poteva, aggiungere il fuoriclasse argentino del Barça. La nostra gente e gli argentini ci hanno portato fin qui, però il sogno non è finito, domani dobbiamo vincere e siamo pronti a farlo. Vamos Argentina. Così chiude, sì, così Leo Messi. Leo, sì. Ecco, come? Così dice Leo. E Leo, quasi fosse un oracolo vivente. Un oracolo vivente. E qui una cosa molto bella che dice il paese. Il paese di Spagna. Sì, che dice: tre finali in una. L'Europa contro l'America, la Germania contro l'Argentina e Messi contro Messi. Bella questa, Messi contro Messi. Allora, fatta la conferenza stampa di Sabella, voglio chiedere a Davide questa cosa: che ne pensi di Alejandro Sabella, questo allenatore che ha portato dopo 24 anni l'Argentina in una finale di un mondiale? Sarò impopolare, Max, secondo me è un allenatore molto fortunato e questo non guasta. Nel calcio abbiamo visto come gli allenatori molto fortunati poi arrivano a Dama, è normale, insomma, fortuna poi aiuta gli audaci, quindi di fatto ha tentato di dare un'identità a questa Argentina che in passato non c'è stata, e probabilmente è riuscito anche a convocare quel giusto mix di giovani e di meno giovani che comunque gli garantivano delle, non solo lo spogliatoio, ma anche dei buoni risultati in campo. E poi questa Argentina è tanto cuore. L'allenatore come lo vedo? Lo vedo che è un allenatore che ha provato a dare un calcio molto semplice, se vogliamo, a questa squadra, però articolando anche alcuni movimenti che comunque si vedono che sono dettati dalla mano di una persona che sa di calcio, perché comunque, come sappiamo, questi giocatori argentini, Di Maria, Messi, il Pocho quando l'ha messo in campo, sono tutti giocatori abbastanza estrosi che di fatto non gli si può ingabbiare in 4 metri quadrati di campo. Fatto ce l'ha soltanto Messi e ce l'ha dimostrato nelle partite precedenti, tornando indietro a prendere la palla a centrocampo piuttosto che defilarsi sull'esterno, andare a fare dei raddoppi in superiorità numerica sulle fasce come lui credeva di più. Quindi probabilmente questo allenatore è anche molto intelligente, ha lasciato